poi pensa che la prima causa della crisi sia il debito pubblico sovrano? Uno. Chi di voi pensa che sia due? Chi di voi pensa che sia la globalizzazione, la Cina e le tigri asiatiche che ci stanno mangiando? Nessuno? Chi di voi pensa che sia colpa della mala politica, di Berlusconi soprattutto, che è stato addirittura buttato giù dal governo un annetto fa per manifesta incapacità di governare, e li abbiamo anche ringraziati? Nella via di mezzo. La prima, la mala politica. Quella è una buona risposta. In realtà tutte queste cose sono vere, ma non è vera nessuna. Vanno viste come aspetti di un problema più complesso. Vi invito a non credere neppure a me, perché io alla fine sono un ingegnere, non sono un economista. Oddio, non che essere economista voglia dire qualcosa dal momento che Mario Monti è un economista. Dal momento che Zingale è un economista. Giannino non è un economista, ma si dice che qualcuno sostiene che lo sia su qualche sito complottista. In realtà no, non lo è. Non fidatevi dei titoli. Io adesso darò la dimostrazione nozionistica, cercando di rendervela il più divertente possibile, e citerò le fonti, perché le fonti sono importanti. Uno dei problemi di questa società è che noi siamo diventati consumatori della politica e del sapere. Ovvero aspettiamo che su qualche schermo si presenti un guru, sedicente tale almeno, che ci racconti come stanno le cose dall'alto della sua superiore sedicente conoscenza del problema. Che citi fonti, che citi dati, non è necessario, ci basta che ci dica che andrà tutto bene o che andrà tutto male e qual è la soluzione. Questo non è sufficiente, bisogna fare di più. Bisogna saperne di più per capire esattamente quali siano le vere cause della crisi e non sfuggire quindi alla disperazione che uno prova, io l'ho provata più volte, nel momento in cui si sentono discorsi che ci danno le ricette per uscirne, che di fatto fanno tutti, se notate, fanno tutti riferimento a una caratteristica comune, citano forze inevitabili, la globalizzazione, la Cina, i debiti pubblici, l'incertezza politica, i mercati sono fuori controllo. Ma domanda, quale di queste cose, su quale voi come popolo sovrano con diritto di voto avete il controllo? Risposta, nessuna. Vi stanno praticamente dicendo che la crisi è causa di forze che voi non potete controllare e che pertanto dovete accettarla e dovete accettare le ricette che vi vengono consegnate. Ma naturalmente se voi non avete gli strumenti per capire quali di queste cose hanno più senso e quali meno, non potete neanche capire quale di tutta l'offerta politica attuale sia quella più adatta a ricevere la nostra fiducia. Ce ne sono un po' di più e ce ne sono un po' di meno. Ma fondamentalmente io sono qui per darvi degli strumenti. E mi direte poi voi se ce l'ho fatta, oppure no. Questa presentazione che vi sto per far vedere è frutto degli studi miei e di altri attivisti in rete della durata di diversi anni, raccogliendo materiali da diverse fonti che saranno citate, e spero pertanto di darvi almeno qualche spunto per pensare e per ricercare a vostra volta. Partiamo dalla citazione di un noto testo bolscevico che alcuni politici attuali dicono essere privo di significato e che andrebbe interpretato tra le righe, alias distrutto. La nostra Costituzione. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quando qualcosa non vi torna con la situazione attuale, alzate una mano, o magari dite solo ok. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un coordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra nazioni. L'Unione Europea vi sembra che segua questo criterio. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Sarà per questo che Monti proponeva la privatizzazione della sanità. Io ho teorie diverse, ma lui la pensa così. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione, istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Beh, sarà per questo che le scuole pubbliche stanno venendo smantellate e chiuse e tale risparmio di investimenti sta venendo trasferito alla scuola paritaria privata. Questo di solito non si legge sui giornali, ma è così. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale, promuove e favorisce gli accordi di organizzazioni internazionali intesi ad affermare regolari i diritti del lavoro. Ora io mi chiedo, qualcuno nell'Unione Europea ha detto una singola cosa a favore dei lavoratori che non sia dobbiamo fare le riforme strutturali, dobbiamo precarizzare, dovete accettare stipendi più bassi, dovete capire che avete vissuto al di sopra le vostre possibilità e ora dovete patire, non lo so. Idem, abbiamo diritto da Costituzione a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del nostro lavoro. Abbiamo il diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle nostre esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia. Mi risulta che le pensioni di invalidità dei combattenti siano state abolite e che anche moltissime persone disabili abbiano avuto ampie decurtazioni nei loro diritti acquisiti. Ma magari le pensioni d'oro diminuirle un po', no? L'iniziativa economica privata è libera. Ah, questa l'Unione Europea l'applica molto bene. Non può svolgersi però in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E già qui comincia a scricchiolare il tutto. La legge deve determinare i programmi e i controlli affinché l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali. Non è assolutamente possibile, costituzionalmente, che l'interesse di un privato, per quanto grande, per quanto potente, per quanto ramificato in lobby in 200 stati, possa prevalere sull'interesse pubblico. Invece questo avviene sistematicamente, da anni. Incoraggiamo e tuteliamo il risparmio? Oh sì, si vede, sarà per questo che il risparmio privato è calato di 30 punti percentuali di PIL negli ultimi 10 anni. Disciplina, coordina e controllo l'esercizio del credito. Talmente bene che tutta l'istituzione bancaria italiana è stata privatizzata. L'unica banca che di facciata resta pubblica è la Banca d'Italia, ma è una facciata, perché è vero che le sue decisioni di politica economica sono decise per legge dal Parlamento con l'aiuto del governatore, sanno tutti cosa dice lo statuto, ma è anche vero che c'è un conflitto di interessi talmente permeato e radicale che di fatto le decisioni principali, dopo il divorzio della Tesoro Banca d'Italia, vengono prese da privati, senza quindi il feedback democratico del Parlamento e senza che voi minimamente possiate votare contro queste decisioni. Potete farlo, ma non serve assolutamente a niente, perché la volta dopo vi ritroverete esattamente le stesse persone. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Qualunque persona, politico, che non abbia applicato questa carta è illegittimo, è un criminale, è passibile di alto tradimento alla Costituzione. Ci sono stati anche dei tentativi di condannarli per questo, andati per il momento non a buon fine. Ma confidiamo che le cose possano cambiare. Infatti, come vedete, la mancata applicazione della nostra carta costituzionale comporta cose molto interessanti. La retta rossa è la disoccupazione negli Stati Uniti. Ora, voi saprete che gli Stati Uniti hanno provocato la crisi mondiale con le loro politiche dissennate di finanza creativa e con la famosa crisi dei mutui subprime che ha causato i fallimenti a catena di moltissimi istituti bancari, tra cui Lehman Brothers, quella più famosa. Lì il fallimento di una sola banca privata, mica ho detto di uno Stato, una sola banca privata, provoca una catastrofe mondiale. E a partire dalle banche peggiori, più esposte europee, specialmente quelle tedesche, investì tutti noi europei. Bene, noterete nella prima parte che la disoccupazione negli Stati Uniti era aumentata tantissimo. Poi però, stranamente, negli anni 2009-2010, quando noi annaspavamo, senza sapere minimamente da che parte girarci, loro cominciavano a guarire. L'Italia, invece, la retta verde, peggiorava sempre di più. Com'è la storia? Non vi dicevano che la crisi globale sistemica, che tutto il mondo, bla bla bla?
Non è esattamente così, già da questi grafici qui. Qualcuno potrà dire, ma gli Stati Uniti. Vi dimostrerò poi dopo che, ma gli Stati Uniti, ci sono tante altre eccezioni e che hanno tutte una cosa in comune che noi non abbiamo. Tra le altre cose, vorrei farvi notare, osservando la retta nera che è la media europea, che la vituperata Italia corrotta con i politici Belzebù, Bunga Bunga e compagnia cantante si sta comportando meglio della media europea a livello di disoccupazione. La tutela del risparmio, qui mi viene quasi da ridere. Come vedete, questo è il grafico che rappresenta la pressione fiscale italiana dal 95 in poi e i nomi piccoli piccoli dei governi che furono responsabili della variazione sensibile di queste pressioni fiscali. Benissimo, siamo arrivati al 44,7 sotto Monti, in realtà adesso è molto più alta, perché Letta e i provvedimenti residui del governo Monti l'hanno aumentato ulteriormente oltre il 50. E come vedete, il famoso Belzebù, Berlusconi e Silvio, quasi sempre nel suo governo l'ha diminuita la pressione fiscale. Chi è stato ad aumentarla oltre i livelli di sopportabilità? La cosiddetta sinistra. Prodi, Monti. Quindi, i cosiddetti ambienti di sinistra, che dovrebbero tutelare gli ambienti dei lavoratori, dei salariati e il loro risparmio, sono stati ampiamente scavalcati a sinistra dall'attuale destra. Guardate che questa cosa non è bella. Io non sto facendo propaganda a Berlusconi, d'altro. Lo ritengo che qui responsabile. Però, questo è un fenomeno generalizzato in tutta Europa, pericolosissimo. Le destre europee hanno superato a sinistra tutte le sinistre europee in provenienti come questo. Risultato? Marine Le Pen al 31% in Francia, Alba Dorata in Grecia, Alternative for Deutschland in Germania. Sono tutti fascisti della peggior specie e stanno venendo al governo. Entro le prossime elezioni europee ci aspettiamo di avere le estreme destre con percentuali enormi al governo. Io ho provato a far presente questa cosa ad alcuni eletti del Movimento 5 Stelle, lo cito non a caso, perché dovrebbe in questo momento il Parlamento è di gran lunga la forza politica più sensibile ai bisogni della popolazione. Ciò nonostante sul problema euro proprio non ci sente. Non ci sente e non vuole prendere posizione. Purtroppo. E questo è un duetto che è avvenuto sulla mia bacheca pubblica di Facebook ieri. Benissimo, io facevo notare che qui i signori del fascio stanno prendendo il governo in Francia e alle prossime europee sponderanno, con possibilità tra l'altro che la dissoluzione europea parta dalla Francia, ma non è quello il problema. Io dicevo, maledizione, rischiamo che continente europeo diventi un regno del fascio. E dicevo, Davide, buono, Movimento 5 Stelle, volete per favore fare qualcosa? Mi dite sempre che non è elettorale parlare di euro, ma come vedete lo è elettorale pure, oltre che legittimo e utile. Risposta. La leggete? No comment. Torniamo a parlare di cose tecniche, che di miserie umane ce ne sarà molto da parlare in futuro. Risposta molto concettuale. Sì, infatti. Adesso io vorrei capire se questa è mancanza di visione politica oppure tendenze fasciste. Io credo sia la prima. Però, in ogni caso, non è un atteggiamento che posso tollerare. Ars non lo tollera di sicuro. Ed è per questo che non siamo dentro al Movimento 5 Stelle, per quanto sia la forza politica più sociale in questo momento. Perché non ne condividiamo, per sommi capi, la politica e neanche l'atteggiamento informativo o disinformativo. Chi è che dice più volte che la causa della crisi è il debito pubblico? Un belin di mia conoscenza. Questo non è vero. Come soluzione che vi stanno proponendo tutti i governi, a parte un po' quelli delle destre dell'ultimo trentennio, è l'aumento delle tasse. E qui vedete alcuni esempi di rincari terribili di tasse, imposte e costi di vario tipo, con risultati a fianco quelli nella tabella di destra, che non sono propriamente lusinghieri.
perché tutte le finestrelle rosse su bilanci, prodotto interno lordo e quant'altro rappresentano dei peggioramenti. L'unico miglioramento sul rapporto sul deficit PIL è un po' pochino, ma è stato assolutamente temporaneo, perché adesso è peggiorato terrificante, in maniera terrificante, siamo oltre il 130%. Questa non è matematica da stregoni, è una precisa legge economica, la sanno tutti, ve lo garantisco. Chi vi propone la soluzione alla crisi di aumentare le tasse è un disinformatore e un criminale. Quella curva che vedete lì sotto si chiama curva di Laffer ed è la legge economica che rappresenta, al crescere della pressione fiscale, asse della scissa, come si comporta il gettito fiscale. E come vedete, aumentandola oltre un certo limite, il gettito fiscale è destinato a diminuire, non ad aumentare. Siamo già oltre quel limite, perché il nostro punto è indicato dalla freccia. Quindi vuol dire che chiunque d'ora in poi aumenti IVA, accise, quel che sia, il gettito fiscale è destinato a diminuire, non ad aumentare. Siamo già all'evasione di sopravvivenza. Alcune persone, se non evadessero, chiuderebbero. E ovviamente preferiscono quindi togliersi completamente dai riflettori del fisco e sperare di cavarsela. Non è ovviamente un sistema per aumentare il gettito fiscale questo. E loro lo sanno. Le conseguenze sono abbastanza palesi. Il nostro potere d'acquisto e risparmio privato, il potere d'acquisto sul grafico di sinistra, stanno assolutamente collassando. Il nostro potere d'acquisto è in decrescita abbastanza lineare, ma la spesa per i consumi è impicchiata, perché ovviamente, non essendoci più fiducia nella ripresa, la gente cerca di non spendere, ma se cerca di non spendere, i loro fornitori abituali ovviamente andranno in bancarotta. Perché ricordatevi una grande verità dell'economia: la mia spesa, il mio indebitamento è il reddito di qualcun altro. Questo non ve lo dicono mai, ma è importantissimo. Se l'economia tira, se io ho soldi da spendere e compro delle cose, i produttori di queste cose avranno posti di lavoro da dare, avranno tasse da pagare, avranno benessere per se stessi e i propri figli, e l'economia ne avrà una crescita virtuosa. Quindi chi pretende di far ripartire l'economia con l'austerità non ha capito niente. L'austerità crea rischio, crea preoccupazione, sfiducia nel futuro e soprattutto crea un calo del risparmio privato. Chi non ha, non spende e l'economia muore. Da Keynes in poi questo era arcinoto. Notate tra l'altro come il risparmio delle famiglie sia in una situazione assolutamente pessima in Italia rispetto a Francia e Germania. Noi siamo la retta rossa e loro blu e nera. C'è un motivo per cui è così, e ve lo spiegherò dopo. Idem le nostre aziende, questa è una diretta conseguenza di quello che vi dicevo prima, la gente non ha soldi, non compra, e ovviamente non può dare lavoro alle nostre aziende. Questo è un indice che, se vi capita di leggere il Sole 24 Ore, vi consiglio di tenere d'occhio. Si chiama l'indice PMI, ovvero l'indice che rappresenta la salute e il numero di transazioni delle nostre aziende. Se è sotto 50, come valore assoluto, vuol dire che l'economia si sta contraendo. Benissimo, noi siamo sotto da 3 anni. Adesso siamo quasi tornati allo zero, ma hai ragione di credere che sia un fuoco assolutamente di paglia. La nostra azienda sta perdendo letteralmente i pezzi da anni senza che nessuno voglia invertire di un tanto così il tipo di politica per salvarla. Nessuno. Una cosa ancora più divertente, se parliamo di humor nero, sono gli effetti dei salvataggi su altri nostri concorrenti. Ormai possiamo chiamarli solo concorrenti, dal momento che in questa Europa la solidarietà non esiste. Dicevo, gli effetti dei salvataggi della Troica su altri stati, tra cui la Grecia. Nel grafico piccolo a destra potete vedere l'effetto dei salvataggi sulla loro disoccupazione, che in questo momento a livello giovanile è sul 64%, a livello globale 27%, ma c'è ragione di credere che questi dati siano sottodimensionati molto. Potete immaginare come stanno. Sul grafico sopra invece vedete bene il rapporto sul debito sul PIL, come sta andando in Grecia. La retta verde, chiaro, qui rappresenta la prospettiva della Troica. Secondo noi, se applicate le vostre misure, andrà così, diminuirà. I dati effettivi sono la retta gialla,
Ma, e non può essere diversamente. Come vi ho detto, non è assolutamente possibile ridurre l'indebitamento dello Stato facendo austerità. Banalmente, se il vostro idraulico ha un debito, cosa fate per farglielo estinguere? Gli date da lavorare, gli date delle commesse, non lo costringete a vendere i suoi attrezzi per pagare i debiti, perché se poi li ha venduti, come accidenti fa a ripagare il vostro debito? Non può, morirà. Una vulgata abbastanza in voga, diciamo, vuole che questa crisi europea sia causa delle banche e che queste stiano facendo profitti astronomici dalla crisi in sé, specialmente in voga tra alcune teorie, tra cui il signoraggio bancario, va detto. O sono molto furbi a nascondere i soldi, il che può anche essere, ma i dati dicono una cosa diversa. I dati dicono che, come vedete, le sofferenze bancarie, ovvero i crediti concessi che non verranno ripagati e porteranno al crack le banche, sono in costante aumento. I loro bilanci, ovvero le redditività, invece, sono in costante diminuzione percentuale, crollo verticale. La prima a cadere è stata MPS, in cui va detto ci sono state anche delle frodi. Ma adesso c'è anche Banca delle Marche, stessa identica sorte. E molto presto anche le altre, Unicredit non è così in salute, altre un po' meglio, ma comunque le nostre banche sono in crisi, grosse crisi, non stanno avendo guadagni dalla crisi. Quindi hanno fatto certamente degli errori che poi vi dimostrerò, ma non c'è assolutamente nessun tipo di complotto delle banche per uccidere l'euro o roba del genere. Non se ne parla proprio. Ci sono degli illegittimi conflitti di interesse, poiché sono tutto private, questo sì, ma come vedete non ci stanno assolutamente guadagnando, anzi, rischiamo il crack bancario. Ora vi chiederete perché una delle soluzioni che vanno per la maggiore tra la nostra classe politica per ridurre l'inflazione entro i limiti di Maastricht è licenziare. C'è un motivo ben documentato in economia. La curva di Phillips, che è questo grafico. Questo grafico, che ha molti riscontri empirici, vi garantisco, i dati tornano applicandoli, dimostra che all'aumentare della disoccupazione l'inflazione diminuisce. E il motivo è semplice. Se aumenta la disoccupazione e la precarietà, la gente ha meno soldi. Se ha meno soldi non spende. L'inflazione si genera da una spesa. Se annulli la spesa, annulli l'inflazione. Peccato che questo abbia degli effetti sociali abbastanza rilevanti in termini di aumento della spesa pubblica per ammortizzatori sociali, dignità sociale, disoccupazione di massa, chiusure aziendali, e potrei continuare. Non è un modo di fare, è un modo di fare da criminali. Ci sono tanti altri modi di contenere l'inflazione, se proprio uno vuole. E come vedremo, non è neanche la cosa migliore da fare contenere l'inflazione, perché l'inflazione può essere benefica in certe quantità. Più c'è inflazione, di solito più c'è occupazione. Ma i nostri politici hanno in mente soluzioni economiche degne del ventennio. Anzi, neanche, sto insultando il ventennio. Come vedete, l'inflazione mal gestita dai nostri politici, di tutta Europa va detto, ha avuto una conseguenza. Ci sono stati stati che hanno tenuto più bassa l'inflazione di altri. Noi, la nostra vituperata classe politica corrotta, maledetta, bla bla bla, ha resistito in qualche misura alle richieste che ci arrivavano dall'Europa di contenere l'inflazione aumentando la disoccupazione. Dobbiamo ringraziarla un pochino per questo, perché si è rifiutata, specialmente sotto i governi di destra, anche in questo caso, di aumentare la disoccupazione eccessivamente. Come vedete, ci sono stati che sono stati molto più virtuosi in questo, specialmente la Germania e stati limitrofi. Come hanno fatto a mantenere così bassa l'inflazione? Tramite deflazione salariale. Riducevano gli stipendi di alcuni settori, bisogna dire. La manifattura è molto, molto ben pagata, ma tutti gli altri, i servizi per esempio, terziario, soffrono. Non parliamo poi di come vengono retribuiti gli operai della Germania Est e gli operai immigrati. Niente contributi, stipendi bassissimi, spese
di conseguenza molto basse, e inflazioni che si sono sempre mantenute di un punticino o due inferiori alle nostre. Ma cosa succede secondo voi se in 20 anni queste inflazioni, in realtà in 30 anni di SME, ma diciamo questi ultimi anni di euro, ogni anno la nostra inflazione resta di 2 punti e 1,5 punti superiore a quella tedesca, che i nostri prezzi, prezzati in euro tale quale a loro, aumentano di 1-2 punti percentuali all'anno rispetto ai loro ogni anno. La Germania è la retta nera, gli indici di prezzo sono esplosi in tutta Europa, quindi non solo nell'Italietta corrotta. Il peggiore è stato la Grecia, ma anche noi non siamo molto ben messi. La Germania, pertanto, così facendo, con questa politica di deflazione salariale, ha operato una svalutazione reale competitiva che è assolutamente contraria allo spirito dei trattati, che invece è, per quanto sui generis, collaborativo. Questo è assolutamente un crimine, ma se parliamo di infrazioni di trattati europei, un crimine a cui noi potremmo appellarci per chiedere variazioni di questa cosa, ma nessuno dei nostri politici l'ha mai fatto. I risultati sono più che evidenti. Quello lì che vedete è il saldo delle partite correnti, ovvero detto in soldoni, come gli va l'export e l'afflusso di capitali in ingresso. Alla Germania fa molto bene, ma da quando va molto bene? Da quando ha cominciato con quella politica e da quando c'è l'unione monetaria, perché prima, tentando di fare deflazione salariale, noi potevamo difenderci, tutti gli stati potevano difendersi grazie alla svalutazione, ma se blocchi la svalutazione dei cambi e li fissi e permetti a un singolo stato di fare una politica aggressiva sui salari, succede quello. Succede che uno diventa un creditore e tutti gli altri, tutti, senza eccezioni, debitori. Quindi non è vero che noi siamo in crisi, che i PIC sono in crisi perché sono corrotti, spendi soldi, cialtroni. O siamo tutti cialtroni in Europa, tranne la Germania, c'è qualcuno che lo crede, ma non vi dico cosa ne pensi, oppure ci deve essere un'altra spiegazione. Anche questi dati del Fondo Monetario Internazionale. Qui infatti vedete le conseguenze. Questi sono i saldi di indebitamento fra Germania e il resto d'Europa, i cosiddetti saldi target 2 si chiamano. L'unico creditore in Europa è la Germania. Quindi chi vi dice al nord sono più virtuosi, palle, sono tutti esattamente nella stessa situazione tranne uno. E c'è da chiedersi perché allora continuino a raccontarci che siamo corrotti, che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Quando in realtà la realtà è molto più semplice e si spiega con 4 grafici in croce. Un'altra vulgata del cavolo. Non siamo produttivi, gli italiani fanno nulloni, bisogna aumentare la produttività, oddio, ci meritiamo di essere così. Andiamo a vedere un attimo i dati, sempre Fondo Monetario Internazionale. Fino al 1988-90 la nostra produttività era perfettamente allineata a quella dei tedeschi. Quando avevamo l'ADC e i suoi figlioletti del male, noi eravamo i più produttivi al mondo. Com'è la storia? Siamo diventati corrotti tutto d'un colpo? Eh no, invece succede che ogni qualvolta, sul grafico in rosso vi ho evidenziato tutte le volte in cui noi abbiamo accettato di irrigidire il nostro cambio partecipando agli accordi del sistema monetario europeo, lo SME, la nostra produttività si è immediatamente discostata da quella tedesca. E perché? È perché il sistema monetario europeo era tarato sulla politica tedesca, non sulla nostra, era tarato sul marco. Quindi era un sistema più rispondente ai loro fondamentali economici, non ai nostri. Noi correvamo per adeguarci e quelli sono i risultati. Non della corruzione o degli italiani fannulloni che fanno la pausa caffè da mezz'ora. Chi afferma queste cose non è un patriota, è un traditore. Perché vi sta insultando, vi sta dando dati falsi. Chi vi dice queste cose non ha la minima fiducia nell'italianità. Fiducia che invece dovete riprendervi, perché voi non avete sbagliato. Voi siete qua in crisi per cause non vostre, o comunque non del popolo italiano, semmai della sua classe politica. Altre menate che vi raccontano.
bisogna precarizzare, bisogna aumentare diminuire gli stipendi perché così diventiamo più produttivi e recuperiamo questo gap di competitività con i tedeschi. Guardiamo i dati anche qua. La righetta arancione rappresenta la produttività. E invece la EPL, che come vedete è in diminuzione, è l'indice di protezione del lavoro. Il nostro lavoro è sempre, sempre meno protetto. Questi sono i dati che riguardano l'Italia dal 1990 al 2008. Come vedete, man mano che, che la flessibilità in entrata peggiorava, in realtà non c'era questa correlazione con la produttività, anzi era inversa. Ma voglio dire, ci stanno raccontando delle panzane che non hanno senso. Basta guardare quei dati in croce per capire anche qui che nessun aumento della precarietà potrà comportare un aumento della produttività. È folle. E anzi, c'è un motivo molto chiaro perché è così. Anche un bambino ci può arrivare. Se voi date la possibilità a una classe imprenditoriale di assumere a costo praticamente zero o di licenziare in qualunque momento invece di investire in ricerca e sviluppo, ma lui lo farà. È troppo più comodo abbassare il costo del lavoro per avere prodotti meno costosi. Invece prima, quando questo non era possibile, erano costretti a investire, quindi i nostri prodotti erano all'altezza, erano competitivi, erano tecnologici. E adesso, con questa deregolamentazione europea sulla flessibilità, che siamo finiti a stracci. Ed effettivamente adesso c'è un vero gap tecnologico tra noi e la Germania. Questo è un problema grosso. Non si risolverà mai finché continuiamo a parlare in termini di precarietà. Vulgata numero 666. Non siamo efficienti perché siamo corrotti, lo Stato spende troppo, bisogna tagliare la spesa pubblica, il debito pubblico, le amministrazioni comunali, regionali, che spendono troppo. Andiamo a vedere. I tagli ai costi della politica salveranno l'Italia. Sì, 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 ne sono convinto. Quelli sulla sinistra sono i costi rispettivamente di partito, senato, camera, regioni, comuni, province. 0,00000 del PIL. Ci vogliono gli occhiali per vederli. Sulla destra vedete invece i costi che ci vengono richiesti da due famigerati trattati europei ogni anno, il fiscal compact per l'esattezza, che sarà in vigore dal prossimo anno. Ogni anno dal prossimo anno dovremo cacciare l'equivalente di 50 miliardi di euro nel tentativo che fallirà di pagare il nostro debito pubblico. Mentre invece quelli sono i nostri contributi che stiamo già erogando al fondo salva stati, che se non salverà nessuno, perché la Grecia non l'ha mica salvata. Quindi, come vedete, quando vi dicono, qualcuno vi dice, a causa della crisi del debito pubblico spendiamo troppo, bisogna ridurre lo Stato per ridurre la crisi, vi sta mentendo clamorosamente, vi sta ingannando, anche perché la soluzione che propone con una diagnosi del genere è la sbagliata. Se lo Stato spende troppo, bisogna privatizzare e smantellarlo, giusto? Invece no, lo Stato non spende troppo. Sono i trattati europei che ci chiedono delle fucilate micidiali che ci abbatteranno. Quindi noi possiamo privatizzare anche tutto, moriremo lo stesso, anzi moriremo peggio. Questo poi è il mio preferito, forse. Mi è stato detto più volte che la causa dell'aumento verticale del debito pubblico, che è la riga blu, il rapporto debito sul PIL negli anni precedenti alla crisi in Italia stava diminuendo. Qualcuno lo sapeva questa cosa? È sempre stato detto che il problema della crisi era il debito pubblico che aumentava fuori controllo. Prima delle ultime misure, i decreti salva Italia eccetera, questo rapporto stava diminuendo. E come vedete invece la corruzione, il Corruption Perception Index, l'indice della percezione della corruzione, stava invece aumentando in maniera incontrollata. Com'è la storia? E soprattutto perché è accaduto e perché la corruzione sta così aumentando? Colpa di Berlusconi? Il trend è molto molto più lungo dei governi Berlusconi. Colpa della deregolamentazione, colpa dello Stato che si ritira perché gli viene detto spendi troppo, ritirati, lascia ai privati.
Se lo Stato si ritira, signori, si ritira anche nel suo ruolo di regolamentatore e vigilante di certi meccanismi privati, che ovviamente se vengono lasciati liberi di fare il cavolo che vogliono sui mercati, hai voglia, fanno quello che vogliono. Corruzione, clientelismi aumentati verticalmente nell'area euro in maniera assolutamente bipartisan, sotto tutti i governi. Una simpatica controprova, la famosa classifica mondiale della corruzione. Eh beh, la Finlandia, come tutti forse sanno, è uno degli stati più virtuosi, il più virtuoso assolutamente. L'Italia è 72esimo, il Messico è 105esimo. Se noi siamo così, chissà cos'è il Messico. Eh beh, la virtuosissima Finlandia, 0,3% di crescita del PIL. Il satanico Messico, dove probabilmente sparano i cuccioli per sacrificarli poi agli dei del male, 4% di crescita ogni anno, col 105esimo posto come corruzione. Come lo spiega questa gente? Fateglielo vedere questo grafico e ditegli, e mo? L'Italia, come vedete, ha una crescita negativa, molto poco lusinghiera, ma i problemi sono altri. Ma com'è che la virtuosissima Finlandia cresce così poco? Se dipendesse dalla corruzione dovrebbe avere una crescita paragonabile ai BRICS, paragonabile alla Cina. Invece no, è in recessione, 0%. Cominciamo a dare un po' di risposte, che tra l'altro arrivano proprio da Belzebù, Commissione Europea. La BCE ha chiesto recentemente alle industrie europee, tutte, di tutti gli stati, dentro o fuori dall'euro, non importa, quali siano i problemi percepiti che ostacolano il loro funzionamento. Come vedete, in primo classificato non è la corruzione, il male, la nostra mediocrità come lavoratori, eccetera, ma è trovare clienti, finding customer, trovare clienti. La gente non compra perché non ha soldi, non è la corruzione. Non è che siamo porci pigs sfaccendati del sud. La terza invece è l'accesso alla finanza. Quindi anche chi vi dice che il problema principale è il credit crunch e quindi le banche sono cattive, non è il problema principale. C'è naturalmente, ma è una conseguenza di un sistema. Non sono le banche che decidono di farvi del male non facendo credito. Dal credito loro ci guadagnano, se potessero lo farebbero, ma non possono, non possono. Il quinto classificato invece è effettivamente la disponibilità di materiale umano decente. Ma anche qui, come vedete, ci sono delle cause, ci stanno abbattendo l'istruzione, ci hanno aumentato la precarietà. E come pizzoli fa una persona a qualificarsi professionalmente se a scuola non gli danno a studiare niente di decente, tipo queste cose, oppure se lo licenziano ogni 3x2 e lo costringono a lavorare in call center? Come fa uno a qualificarsi e diventare un lavoratore all'altezza del mercato mondiale? Non può. Questa è la conseguenza. Tra parentesi, come vedete, dopo vicino ai lavoratori che non vanno, ci sono le regole, i problemi da regolamentazione malfatta di tutto il sistema europeo, quindi non solo italiano, che come vedete sta aumentando. Sempre più aziende, dal 2009 al 2012, sempre più aziende denunciano che i problemi sono le regole. Quindi anche chi vi dice la regolamentazione in Italia è enorme, gigantesca, la burocrazia, oddio, oddio, ha una parte di ragione, ma come vedete il problema è su scala europea, non solo italiana. Non solo italiana. Ci siamo su un strato di regole europee che fanno schifo, hanno dato la discrezionalità totale ai privati, che ovviamente se la prendono con Gaudio e Letizia. Qua, giusto per vostra conoscenza, diciamo l'andamento del rapporto debito pubblico sul PIL italiano. Come vedete, fino al 1981, che è la seconda retta nera, stavamo piuttosto bene sul 60% all'incirca. Poi che è successo? Abbiamo cominciato a spendere? No. C'è stato il divorzio Tesoro Banca d'Italia. Prima di allora il Ministero del Tesoro emetteva titoli di Stato e la Banca d'Italia, per impedire che il loro tasso di interesse schizzasse alle stelle o fosse deciso dai mercati, ne comprava una quota a parte. La politica e il tasso di interesse era deciso a livello politico, non dai mercati privati con i loro conflitti di interesse. Ovviamente, mettendolo nelle mani di questa gente,
i tassi di interesse si sono schizzati e ciò che è aumentato non è la nostra spesa per i nostri bisogni di maledetti italiani spendaccioni, ma è la spesa per interessi, che va tutto a vantaggio dei possessori dei titoli di Stato, ovvero del nostro debito pubblico. Ovviamente in questa situazione, fino al 1995, il nostro debito pubblico sul PIL è schizzato letteralmente verso l'alto, perché non avevamo più il controllo dell'acquisto dei nostri titoli di Stato. Poi, come vedete, è diminuito un pochino. E in quella fase c'erano il governo di destra, principalmente, prima della crisi, un pochino anche Prodi, ma quindi chi vi dice che Berlusconi abbia provocato la crisi e per questo è stato destituito, vi racconto una panzana terrificante. Berlusconi è la classica false flag, che si chiama in gergo, vi stanno indicando un nemico, perché la gente ha bisogno di un nemico, che non è quello giusto, per quanto abbia pecche, ma il nemico è un altro. Il nemico è un altro, e tant'è, dati alla mano, questo grafico da un parlamentare del PD è stato giudicato disinformante. Peccato che siano dati del Fondo Monetario Internazionale che dimostrano che prima della crisi il debito pubblico stava diminuendo in tutti i PIGS, Grecia esclusa. Quindi chi vi dice che sono entrati in crisi prima quelli con il debito pubblico più alto racconta l'ennesima panzana. E ogni volta che sgamate una panzana di questo tipo in un politico, lo potete giudicare per quello che è, un mentitore o un criminale, a seconda dei casi. Chi è secondo voi che vi ha chiesto più volte l'austerità che ci stiamo beccando? Matti? Da chi arrivano queste richieste? In una parola. Dalla Germania, dalla Commissione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale. Dalla BCE. Dalla BCE, dalla Troica. Cosa dice la Troica del nostro debito pubblico? L'avete mai visto? Vedete quello che vi dicono sui giornali. Ma sui loro report tecnici, quelli della Commissione Europea che studia costantemente la materia, ci sono cosucce molto interessanti, tipo l'indice di sostenibilità dei debiti pubblici dei paesi europei. In questo grafico, come vedete, c'è la classifica fatta dalla Commissione Europea, la stessa che vi chiede di morire, come ha chiesto ai greci, per il vostro debito pubblico, e come vedete l'Italia è terza, è la terza più sostenibile, fermo restando che si applichino tutti i trattati europei così come sono, fiscal compact e tutto quanto. La terza più sostenibile. Di che cosa stiamo parlando? Ci spolpano con una mano e ci dicono che siamo sostenibili con l'altra. Ma la cosa ancora più divertente è che se noi, per ipotesi, hanno valutato anche questo, ci rifiutassimo di obbedire al fiscal compact e per il nostro bene sarà meglio che succeda, il nostro debito pubblico diventerebbe quello lì in verde, il più sostenibile di tutti in Europa, più delle virtuosi paesi del nord, più della Germania. Quindi, stante così le cose, prima dell'applicazione di fiscal compact e trattati, noi abbiamo il debito pubblico più sostenibile di tutta Europa. Siamo i migliori di Europa. Lo sapevate? Quando qualcuno vi dice italiano cacca, dategliene una cinquina da parte mia. Beh, lo sapeva Tremonti, lo sapeva. Sì, peccato che poi le ricette che proponeva... Nel senso che la sostenibilità del debito pubblico in Italia, dobbiamo dirla tutta, è dovuta alla ricchezza accumulata delle famiglie, che è esattamente quello su cui stanno puntando quelli dell'Europa, cioè dove vogliono mangiare sopra. Noi stiamo sopravvivendo perché le famiglie stanno... Ma ci sono anche altri motivi, tra cui per esempio la nostra politica fiscale, la nostra politica previdenziale, che è molto virtuosa, contrariamente a quel che dicono. Mentre invece in paesi come la Germania ci sarà, che vivono di fatto di incentivi statali alle loro aziende e incentivi statali ai lavoratori sottopagati, in realtà si aspettano un incremento verticale dei costi per gestire tutte queste cose. È lo Stato che paga. Noi invece non abbiamo questo problema perché noi siamo stati ligissimi ad applicare le direttive europee che ci hanno assolutamente spolpato, ma poi soprattutto perché abbiamo un popolo che sa badare al fatto suo, sa risparmiare per le situazioni di
emergenza, e anche in questo caso, in questa crisi, si è dimostrato lungimirante. Fatto sta che in questo momento il nostro debito pubblico è il più sostenibile in Europa. Una prova matematica fatta da un mio amico, professor Gustavo Rinaldi, che saluto. Quando vi dicono che lo spread è dovuto al rapporto sul debito PIL in crescita, vi dicono ovviamente una minchiata, non c'entra niente. Provate a metterlo su una tabellina Excel e trovare la correlazione matematica. Troverete una correlazione gigantesca, zero. R quadro, zero, zero. Lo spread sarebbe quanto i nostri titoli di Stato sono più, hanno un tasso di interesse superiore rispetto a quelli tedeschi. Quindi più è alto quella cifra, più noi paghiamo ogni anno di spese per interessi. È brutto quando aumenta. Fatto sta che non c'entra niente col debito pubblico, c'entra con un'altra cosa. La posizione netta sull'estero. Se voi andaste a verificare la correlazione tra debito pubblico e posizione netta sull'estero, quel grafico di prima in cui la Germania era l'unica che schizzava nella stratosfera e noi poveracci di tutto il resto d'Europa eravamo a mangiare le tane, vedrete che c'è una correzione di 0,8 su 1. L'82% in sostanza del debito dello spread è spiegabile a causa del fatto che la nostra posizione sull'estero è negativa. Ci escono dall'Italia più soldi di quanti se ne entrino, quindi come facciamo a pagare i nostri debiti? Non possiamo, se ci indebitiamo sistematicamente ogni anno che restiamo nell'euro. E come vi ho dimostrato prima, il nostro indebitamento è causato dall'euro, perché dall'accumulo dei differenziali di inflazione in seguito alla fissazione dei cambi. Ci hanno ficcato in una bella gabbia e ci dicono che è colpa nostra. Questo è divertente. Vi ricordate il decreto Salva Italia? Fate presto, aiuto, 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 moriremo tutti, le cavallette, l'angelo della morte, di cui parlava Monti, tale per cui ha buttato giù Berlusconi dal suo pedreghino? Sentiamo cosa dice Monti stesso a Radio Radicale. Sono diventate verità quasi universalmente accettate, soprattutto nel nord, ma anche in generale, due falsità. Una prima falsità è che la crisi del patto di stabilità sia stata dovuta ai paesi del sud, Grecia in particolare, che tutti additavano come Belzebù, Merkel compresa. La seconda è che l'Italia sia un paese debitore. Sono cose che si va appena nord, ovest, est, i nostri confini, diciamo a nord soprattutto, sono cose ovvie, invece sono false, come vi ho dimostrato. La crisi primaria del patto di stabilità, c'è di meglio, è datata al 2003, quando i due grandi paesi, Germania e Francia, Deutschland über alles, hanno entrambi violato alcuni aspetti delle regole del patto di stabilità, quelle di cui vi parlavo prima, la deflazione salariale aggressiva è contraria allo spirito dei trattati. Quale unione monetaria al mondo, quale diavolo di unione si basa sulla competitività aggressiva tra stati? Nessuna, men che meno gli Stati Uniti, naturalmente. È una menzogna colossale. La stessa persona che con una mano vi chiedeva la privatizzazione della sanità, poi per fortuna non è ancora riuscito a tenerla del tutto, e vi chiedeva tasse, e vi chiedeva di salvare l'Italia facendo sacrifici, con l'altra diceva non serve a niente perché voi non siete indebitati. E, come dire, da tutto ciò dovreste aver capito che economicamente parlando, tutti loro sapevano esattamente e in che tempi e in che modi sarebbe venuta la crisi europea. Gente come Monti, Padoa-Schioppa, Prodi, tutti gli economisti della Commissione europea sapevano tutto nei dettagli, perché esiste una ben precisa che da almeno un trentennio è nota, che si chiama ciclo di Frankel e di Minsky, per i due economisti che l'hanno scoperta empiricamente, e stabilisce proprio che se noi fissiamo un cambio in una zona geografica, liberalizziamo i movimenti dei capitali e diamo assolutamente la via libera alla finanza sregolata, quello che otterremo è un deflusso di capitali dal centro verso la periferia, periferia che si indebiterà fino al livello di non sostenibilità. Ma non si tratta di un indebitamento pubblico, come avete visto prima, stava diminuendo l'indebitamento pubblico, si tratta di un indebitamento privato, privato. Questa causa della crisi è dovuta ai privati, ai
privati che si sono trovati liberi di fare il cacchio che volevano dai regolamenti europei, e l'hanno fatto. La Lex Mercatoria. Esatto. E infatti questo grafico lo fa vedere bene. Il grafico blu è il solito grafico di prima, la barretta blu, quella secondo cui negli anni precedenti alla crisi il nostro debito pubblico sul PIL, quello dei PIX, stava diminuendo. Qual è che stava aumentando? La barretta rossa, il debito privato. Mentre in Francia e Germania il rapporto debito sul PIL pubblico stava aumentando negli stessi anni in cui riuscivamo a pagare i debiti grazie all'afflusso di questi capitali con cui ci indebitavamo, il debito privato ovviamente aumentava tantissimo. Vi ricordate il credito facile al consumo? Vi ricordate quando vi proponevano mutui e finanziamenti facili a tasso zero per tutto? Quando vi vendevano case e appartamenti con mutui a copertura totale? Queste sono tutte quelle cose lì, le incentivavano per statuto, ma perché erano direttive europee precise di incentivarle. Abbiamo ricevuto la concorrenza su queste cose dalle banche del centro Europa. Prima, quando c'era, ci arriverò, ma se notate, i più anziani di voi si ricorderanno che questa è una novità, non c'era mai stato niente del genere. Un tempo voi potevate fare i vostri sacrosanti finanziamenti e fini solo con banche italiane. Adesso le potete fare con banche di qualunque tipo. Vi offrono un pacchetto finanziamento vantaggiosissimo, apparentemente, però di fatto vi stanno imprigionando, vi stanno esponendo a un rischio terribile. Perché c'è stata la crisi dei subprime negli Stati Uniti? Per lo stesso motivo per cui c'è la crisi adesso in Europa. Vi è stato permesso di indebitarvi in maniera assolutamente truffaldina e sregolata, e il vostro indebitamento privato, scoppiando una crisi economica, non è più sostenibile, perché se perdete il posto, se perdete i vostri beni privati, se ve li pignorano con una patrimoniale, vi volete dire come pagate il mutuo? Vi volete dire come pagate i debiti? Non li pagate. Quindi le banche che vi hanno fatto intermediari andranno in crack. Se vanno in crack le banche, più nessuno ha soldi da spendere nel sistema. Quando qualcuno paventa, ah sì, lasciamo che falliscano tutte queste banche cattive, hanno provocato loro la crisi, vi stanno dicendo, lasciamo che l'economia esploda, perché senza soldi cosa facciamo? Barattiamo? Si potrebbe, in Grecia un po' lo fanno, ma ovviamente è una situazione di sussistenza, non può essere una situazione desiderabile. Bisogna purtroppo, e non lo dico perché amo Monti col cavolo, bisogna fare in maniera che le nostre banche vengano protette in qualche maniera dal moral hazard terribile indotto dalle direttive europee. Bisogna tornare a proteggerle come una volta. E ovviamente a proteggere anche i cittadini. Sapevano che sarebbe andato così, perché succede sempre così. Almeno succede da un certo anno, il 1982. Cile, Italia, nel 92 quando siamo usciti dallo SME, i motivi erano uguali. Messico, Thailandia, Corea, Russia, Brasile, Argentina, Turchia, Eurozona, tutte crisi documentate che si sono svolte esattamente in questi termini, con queste regole, tutto previsto. Potevano dire che sarebbe finita così già dal 1971, ai tempi di economisti come Kaldor, Minsky, Gottlieb dopo. Lo sapevano. Uno come Monti è un criminale, ma è uno dei più fini conoscitori di economia che io conosca. Vorrei prendere lezioni da lui, perché non gli si può certo attribuire ignoranza, gli si può attribuire un'enorme, gigantesca malafede. E voi direte, ma perché la nostra classe politica ha accettato tutto questo? Perché la nostra classe imprenditoriale ha accettato tutto questo se sapeva che saremmo finiti per stracci? In parte per ignoranza. Pacifico. Ci sono molte persone che non hanno idea di quello che io stia blaterando. Pensano che io sia uno sciroccato, pensano che Keynes sia un economista fallito, pensano che il New Deal di Roosevelt, che ha salvato il mondo dalla crisi del 29, siano teorie attempate. In realtà ci sono delle ragioni molto più prosaiche. Perché la Germania ha accettato l'euro, per esempio? Perché avrebbe potuto permettersi di fare crediti con tutti gli altri senza il rischio di cambio. Se io, tizio, ti presto 100 ma poi tu svaluti di 50, mi ritornerà indietro un credito svalutatissimo. Io non voglio che succeda. Quindi
Quindi facciamo così, ti fisso il debito così tu non puoi svalutare, ti fisso la valuta così non puoi svalutare e poi ti presto. Ah, così funziona. E poi soprattutto migliora la competitività dei paesi del centro, perché avendo l'Eurozona un costrutto economico basato sulla Germania e i paesi centrali, tutti gli altri avrebbero avuto, sarebbero stati destinati a un calo della competitività. Quindi la classe finanziaria tedesca ha tutti gli interessi per tenere l'euro resto. E Alternative for Deutschland, che è euroscettica, è un partito di imprenditori. Ora voi dite, ma se ci guadagnano? Ci guadagnano finché noi abbiamo soldi per comprare i loro prodotti. Ma se noi andiamo tutti in default, se noi siamo tutti alle pezze, se noi non abbiamo più soldi neanche per venderci il piatto, compreremo l'auto tedesca? No. Quindi adesso si sono resi conto che loro stessi stanno entrando in recessione a causa della nostra povertà e allora dicono, no, guardate, abbiamo capito che l'euro non funziona, bisogna uscire. Ovviamente i debiti restano a voi, ma noi usciamo e vi lasciamo nella M, coi debiti più prezzati in euro, così vorrebbero. Quindi chi spera salvezza da Alternative for Deutschland? No. Alternative for Deutschland, se vincesse, e per fortuna non vincerà, gli vuole dare il colpo di grazia, perché vuole far uscire dall'euro la Germania e i cocci restano a noi, oltre al problema non da poco dei camerata di Alternative for Deutschland, che hanno certe idee sulla democrazia. Perché i nostri politici l'hanno accettata? Ci sono degli incentivi anche per loro, al di là delle facili ironie sulla corruzione. Perché noi eravamo uno degli stati cui diritti dei lavoratori più sviluppati in Europa e nel mondo e hanno avuto gioco facile i nostri industriali a ottenerne lo smantellamento, che gli va benissimo perché, come vi dicevo prima, ma loro vogliono pagarci poco, vogliono ridurre i nostri diritti, pagano un fracco per quelle cose, tanto meglio se viene legalizzato il fatto che possano toglierci meno quota salari, meno diritti sindacali, meno welfare e al contempo rendite di capitale maggiore per il nostro ambiente finanziario. Quindi perché credete che sul Corriere della Sera, per dire, venga magnificato costantemente l'euro? Ma perché il Corriere della Sera è il blog della finanza italiana, come la Repubblica è il blog del PD. Ovvio che la finanza italiana vi dice va tutto bene, in primis perché possono speculare tranquillamente anche da fallimenti gravissimi, ma soprattutto perché ci stanno guadagnando mentre io vi parlo. La spesa per interessi che noi paghiamo con tasse e risparmio privato decurtato finisce tutta loro. Chi vi dice il debito pubblico è un'espressione di solidarietà reciproca verso di voi? Il debito pubblico sono titoli di Stato con un proprietario con nome e cognome. E quando voi pagate degli interessi, date a lui dei soldi. Chi vi dice riduciamo i costi della politica e creiamo un fondo per pagare il debito pubblico? Vi sta dicendo togliamo ulteriormente risparmio privato ai politici, in questo caso, che possono pure meritarselo a volte, ma lo diamo alle banche, lo diamo agli investitori. E quindi sinceramente preferisco restare ai politici, perché i politici avranno bisogno di comprare pane e salame, avranno bisogno di andare in vacanza, faranno restare dei soldi in Italia, non agli investitori stranieri o italiani che hanno speculato consapevolmente sulla crisi. Questa cosa non mi va bene neanche un po'. Slide che io giudico definitiva. Potevo farvi vedere solo questa. Questa è la rappresentazione grafica. Tutte quelle gobbette che vedete lì, anche altissime, sono tutte le crisi bancarie avvenute nel mondo dal 1800 al 2000 oggi. Guardatela bene. C'è un momento storico, uno, dove nessuna crisi finanziaria si è verificata, curva piatta, ed è per l'esattezza tra il 1940 e gli anni 70, i famosi 30 gloriosi, chiamati così dopo l'introduzione del New Deal, dopo l'introduzione degli accordi di Bretton Woods, in cui il dollaro è diventata la valuta di riserva mondiale, quando c'era la repressione finanziaria. La repressione finanziaria, non c'era questo liberismo degli accidenti, non c'era questo mercantilismo estremo che si sta condannando alla forca, non c'entra che stiamo consumando risorse, che avevamo la DC e i peggiori politici sui giornali, almeno ci vengono descritti così, che abbiamo mai avuto. No, no. Pur avendo gente come Andreotti e Craxi al governo in quegli anni, noi eravamo la quinta potenza economica mondiale.
perché la finanza era strettamente regolamentata, perché non c'era libera circolazione di capitali, perché col cavolo che potevate fare il mutuo con la Deutsche Bank, col cavolo che c'era libero commercio dei derivati che sottraevano soldi all'economia reale per metterli nei prodotti finanziari. Quindi la finanziarizzazione dell'economia è il vero crimine. E guarda caso l'euro è il suo supporter, perché il suo regolamento la permette. L'euro da regole, da come fatto, trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, aveva già nel suo DNA sia la libera circolazione di capitali e quell'economicidio lì, sia la deflazione salariale. Quindi è anche sbagliato dire che i tedeschi abbiano fatto dei crimini terribili. No, i tedeschi si sono adattati meglio di altri a regole che erano già state decise e previste anche da loro e le hanno sfruttate al meglio. E gioco forza, le avevano preparate loro. Per fortuna, e sottolineo tre volte per fortuna, che i nostri politici, accusati dai tedeschi di essere degli incapaci, sono stati meno ligi di tutti, tra i meno ligi di tutti in Europa, ad applicare queste regole, perché se le avessero applicate, ora noi saremmo in Grecia. Se avessimo la stessa deflazione salariale tedesca, saremmo in Grecia, perché vorrebbe dire risparmio privato vero. Invece, come diceva lui giustamente, il nostro risparmio privato residuo in diminuzione è l'unica cosa che ancora ci tiene a galla. Idem, ovviamente, questo grafico vi fa capire che non è una crisi del capitalismo, manco un po'. Cos'è? Negli anni 30-40 non eravamo capitalisti, eravamo marxisti, comunisti, nazifascisti, decrescisti? No, eravamo capitalisti esattamente come adesso, ma c'era una differenza, la repressione finanziaria, solo quella differenza. E cos'era questa repressione finanziaria, ovvero sottotitolo cosa dobbiamo ripristinare a tutti i costi per salvarci? C'è la soluzione. Banche centrali controllate dal Ministero del Tesoro. Costo del denaro non fissato dai mercati, ma dal Ministero del Tesoro. Controllo dei movimenti capitali, controllo degli afflussi di capitali. Quando qualcuno vi chiede, l'Italia non attira abbastanza investimenti, vi sta dicendo che non siamo abbastanza indebitati, dobbiamo indebitarci di più. Gli sta dicendo che dobbiamo collassare più in fretta. L'Irlanda, che è lo Stato che ha tirato più capitali in Europa, è stato il primo a crepare, perché di fatto ha generato, oltre ad aver venduto tutti i suoi asset pubblici, ha generato un reddito in uscita verso l'estero che di fatto li impoverisce sistematicamente ogni anno oltre il limite della sopravvivenza. Stanno malissimo, malissimo. Veniva controllata l'azione della finanza, c'erano i vincoli di portafoglio, le banche italiane erano obbligate a comprare titoli italiani. Adesso no, adesso possono ricattarci. Le banche ci dicono, sentite, se non fate l'ennesimo emendamento salvabanche, noi vendiamo i vostri titoli in nostro possesso. Se una banca a caso, Unicredit tipo, vendesse i titoli del Stato in suo possesso, lo spread aumenterebbe a livelli colossali e noi probabilmente andremo in default. È per quello che indifferentemente negli ultimi anni ci sono sempre stati governi bancari delle banche, non perché ci fosse il complotto delle banche, ma perché le direttive europee hanno messo le banche di proposito in una situazione di vantaggio contrattuale enorme e loro ne hanno approfittato. Ovviamente non si possono lasciare certe cose all'iniziativa privata, mai, mai. I tassi di interesse ovviamente erano comunque bassi con la repressione finanziaria. L'Italia si finanziava a interessi reali negativi. Cioè praticamente quando voi compravate un titolo di Stato venivate appena appena e neanche del tutto compensati dell'inflazione. Poi basta, non come adesso che ci sono interessi su 5, 6, 7%. Non esiste. L'unico modo per ripristinare tutto ciò, e sottolineo l'unico, è uscire dall'Eurosistema e dall'Unione Europea e ripristinare finalmente tutta la leva finanziaria italiana. Non c'è altro modo. Nessuno Stato europeo, specialmente quelli centrali, accetterà mai, quelli centrali soprattutto, i PIX potrebbero, se avessimo una classe politica degna di questo nome saremmo già lì a fare trattative, ma non l'abbiamo. Come vi dicevo, chi vi diceva che l'inflazione è l'imposta più iniqua perché colpisce la serva, colpisce la classe salariata, eccetera, eccetera? Una balla, clamorosa anche. Come vedete,
L'inflazione, che è la retta tratteggiata, tesoro, il divorzio Tesoro Banca d'Italia è stato fatto, loro dicevano, per controllarla. Balle! Quando è stato fatto nell'81 l'inflazione era già in diminuzione, perché l'inflazione era provocata dalle crisi petrolifere, non dal fatto che stampassimo moneta. Le materie prime come il petrolio costavano e quindi tutto il mondo, non solo noi, usavano la svalutazione, e quindi l'inflazione, per proteggersi. La svalutazione è qualcosa di difensivo, non è sleale o amorale come vi dice qualcuno, è un normale meccanismo di difesa di qualunque economia che tutte le economie usano quando sono in difficoltà. Non è che la svalutazione competitiva, oddio, no, è come se vi dicessero l'aspirina, oddio, uguale, stesso livello di competenza e di buona fede. E infatti, come vedete, la quota salari, la riga nera intera, è crollata dopo il divorzio del Tesoro Banco d'Italia con trend costante ed è crollata di pari passo con il crollo dell'inflazione. E perché è ovvio, perché lo Stato non spendeva più per garantire la piena occupazione. Matematico. Quindi non c'entra assolutamente niente tutti i discorsi che vi fanno, la classe politica non tutela il lavoro, eccetera. Le direttive europee non tutelano il lavoro, dovrebbero dirvi. Perché la BCE ha come dettami non la piena occupazione, ma la stabilità dei prezzi. Preferisce che ci sia inflazione bassa, a favore della finanza, piuttosto che voi abbiate un lavoro. Fate voi i vostri calcoli. E per favore, questa è importante anche, perché noi di ARS riteniamo che sia meglio fare un discorso ragionato, studiare, approfondire, prendersi un attimo i nostri tempi e... piuttosto che buttarsi a fare azioni eclatanti che non serviranno assolutamente a niente o tentare qualche manovra disperata adesso, perché non si può, non ce lo permettono, siamo di fatto commissariati. Nella prima parte del grafico vedete le dimensioni del nostro debito pubblico, quasi 2000 miliardi del PIL, scusate, 2000 miliardi basta, il PIL è quello sotto, quasi 1600 miliardi, benissimo. L'ultima, la freccia, è l'ammontare dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa e solo sulla prima casa, 4 miliardi. L'ho calcolato per divertimento, è lo 0,0025 del PIL. Cioè ci stanno dicendo che ci vogliono commissariare se noi cerchiamo di aiutare i poveri cristi dandogli qualche soldo in più per l'ammontare dello 0,0025% del PIL. Ma noi non possiamo fare niente in queste condizioni, siamo ammanettati. Cioè, la politica attuale potrebbe anche decidere di voler fare qualcosa, ci commissariano. Una politica del lavoro decente richiede decine di miliardi, non 4 miliardi. Siamo assolutamente fermi. Il tutto, mentre paesi come Francia e Olanda, pardon, vengono lasciati costantemente sforare questi limiti. Guardate lì, 4,1% la Francia e 3,3% l'Olanda. Credete che siano stati sanzionati? No, noi sì e loro no. Quando vi dicono usciamo dall'unione monetaria, esploderà l'inflazione. Come vi ho fatto vedere dal grafico prima, quello là dove la quota salari diminuiva l'inflazione, dovrebbe essere già chiaro che è tutto il contrario. I tassi di interesse prima della rottura dell'unione monetaria salgono, ma salgono perché cerchiamo di attirare il capitale per non andare in default. Poi possono scendere, come si vede dalla prima parte del grafico. Dopo un default, dopo una rottura di unione monetaria, i tassi scendono, quindi pagheremo meno interessi, non di più. Il grafico sotto, quello nero, indica che c'è una svalutazione, questo è l'esempio del 1992, e come vedete non corrisponde all'inflazione. Perché l'inflazione è la retta tratteggiata in mezzo. C'è stata svalutazione, ok, per difenderci siamo usciti dallo smerio, addio. C'è stata inflazione? No, l'inflazione è diminuita. Quindi chi vi dice che svalutazione uguale inflazione è un disinformato terribile oppure in malafede. Le due luna, terzium non datur. E infatti storicamente, grafico in blu, quelle sono tutte le svalutazioni che ci sono state principali nella storia e quelle in rosso l'impatto sull'inflazione.
Ditemi voi se svalutazione uguale inflazione. Noi potremmo uscire dall'euro senza che ci sia un impatto sensibile sull'inflazione, che comunque un po' è virtuosa, come vi ho detto, perché banalmente l'inflazione ogni anno riduce il nostro debito pubblico dell'ammontare equivalente. Per esempio, se ci fosse una svalutazione del 30% in Italia come plausibile, dobbiamo aspettarci un'inflazione circa del 6%. Che problema c'è? Mettiamo la scala mobile come c'era una volta, proteggiamo i nostri salari con l'indicizzazione dell'inflazione e nessuno si farà del male. Perché tutti vi dicono, ma nel 92 c'è stata la svalutazione e la quota salari si è abbattuta, quindi non bisogna svalutare. C'è stata la svalutazione, sì, ma la quota salari si è abbattuta perché si abbatteva dal 1980, come vi ho fatto vedere prima, quella gigantesca retta che scendeva. C'era un trend in diminuzione per precise scelte politiche dal 1980, i due eventi non erano correlati, per niente. Giusto per la cronaca, ci sono anche studi e documentazione storica che dimostrano quale potrebbe essere l'impatto dell'uscita dell'euro dei vari paesi in termini di crescita. Il primo grafico sulla sinistra è uno studio di Merrill Lynch, noto tana di cattivissimi comunisti, che fanno vedere che se noi uscissimo dall'euro, tutti, a distanza di 3 anni dalla rottura dell'unione monetaria, la Germania decrescerebbe del 15% ogni anno e non sarebbe una decrescita felice, tutt'altro. Noi invece, Francia 5% in più di crescita, Italia 11%. All'anno? All'anno. Per i primi anni, poi magari si abbassa un pochino, ma siamo talmente malmessi, occupiamo talmente poco delle nostre risorse produttive e dei nostri talenti che stanno scappando all'estero, che sarebbe incredibile il balzo che avremmo di crescita dopo magari il primo anno di assestamento, poi cominceremo a crescere tantissimo. E lì purtroppo non si vede, ma fidatevi, c'è una tabella dove vi faccio la correlazione tra svalutazioni della storia e percentuale di crescita successivamente. Ma ci sono cose incredibili, tipo l'Islanda nel 2008 svalutò del 32% e poi crebbe del 10,4% dopo. La Corea del Sud svalutò del 40% e poi crebbe del 9%. Precedenti storici di cui nessuno vi parla, nessuno. Vi dicono solo che dopo la svalutazione e la rottura dell'euro ci saranno le cavallette. Qual è l'unico vero ostacolo per farci uscire dall'euro? Non è né le conseguenze economiche né il fatto che ci ritroveremo nelle mani di una politica corrotta, quella è sempre stata. Bisogna riformarla ed ecco perché siamo qui. Il problema è che cercheranno di impedircelo. L'eurosistema è un costrutto assolutamente fascista, si sarà capito, perché oltre a non avere nessun feedback democratico, ha dei sistemi di ripercussione e ritorsione di stampo chiaramente mafioso nei riguardi di quelli che vogliono riformare o addirittura far uscire il proprio Stato dall'Unione. Una cosa che nessuno sa, documentata dal Telegraph, mica il giornaletto della Polisportiva, e documentata da Bini Smaghi, assistente di Berlusconi che lavorava alla BCE. Nel 2011 Berlusconi chiese l'uscita dell'euro dall'Italia. Sapevate? Sì. Lo chiese. Ma chi lo chiese? Lo chiese in accordi, diciamo, ovviamente segreti, perché aveva un minimo di sale in zucca, con Angela Merkel, la BCE, Mario Draghi, Sarkozy. Lo chiese pubblicamente. Cioè, non pubblicamente, certo. Lo chiese pubblicamente. Lo disse chiese che pubblicamente. Fece alcune sparate sull'euro che erano corrette. Lo chiese pubblicamente di fronte a tutti i presidenti del Consiglio di tutta la congrega. Lo chiese pubblicamente. Beh, diciamo che sulle... Io c'ero, quindi le posso... No, ma le credo, però probabilmente l'hanno fatta passare per l'ennesima dichiarazione di Berlusconi senza troppo senso, ma in realtà non era solo una dichiarazione, c'era anche sotto un piano ben preciso, perché non è certo uno sprovveduto, piano documentato da Bini Smaghi nei dettagli in un suo romanzo che vi consiglio, in un suo saggio, che si chiama, dunque, Morire di austerità, nome, è pubblicato da qualche mese, la notizia è venuta fuori. Benissimo, c'era un piano per farci uscire dall'euro proprio perché lui sapeva che
probabilmente per interessi egoistici dovuti alla produzione della sua azienda, che saremmo finiti male. Gliel'hanno impedito, l'hanno costretto alle dimissioni, perché lui, ricordo, non è mai stato sfiduciato. Come l'hanno costretto? Con un attacco speculativo senza precedenti ai titoli Mediaset. A un certo punto Confalonieri lo prese da parte e gli disse: Silvio caro, delle due l'una, o ti dimetti o tu e i tuoi figli finite per strada. Sappiamo quale delle due ha scelto, ma ci ha provato. Ci hanno rimosso il legittimo premier con tutte le riserve che io sul soggetto. Questa è un'azione fascista. Quella faccia lì da schiaffi che vedete si chiama Herman Van Rompuy, il presidente dell'Unione Europea. Nel 2011 dichiarò che chiunque avesse sforato il bilancio dell'Unione Europea, come estrema razio, se avessero visto che un'insorgenza di forze anti-euro, anti-unione, avrebbero potuto togliergli il voto in Commissione UE. Quindi chi dice bisogna andare dalla Commissione UE, minacciare l'uscita dall'Italia per ottenere condizioni migliori, quello è la conseguenza. Non ci sarà nessuna possibilità di ricattare nessuno, bisogna andare lì con un piano, una classe politica non ricattabile come Berlusconi, ed essere pronti a uscire dall'Unione Europea in qualunque momento, con accordi, certo, perché non si può pensare di uscire unilateralmente di notte, come dicono alcuni pazzoidi, gli accordi ci vogliono, e ci sono tanti stati che sarebbero pronti a sottoscriverli con noi, i PIX principalmente, ma anche la Francia adesso. Non è che non si possa, si può, basta avere dei politici decenti. Ho finito. Ora diciamo siamo leggermente in ritardo, quindi se volete fare qualche domanda, un 5 minuti. Scusami, volevo fare sì, una domanda. Prego, prego. Cercherò di essere breve. A me sembra che al di là dell'importanza di questo meccanismo dell'Unione Europea, ci siano delle cause anche esterne all'Unione Europea che fanno che le cose vadano in questo senso. Assolutamente. Sono chiaro, sono gli Stati Uniti, con cui il popolo statunitense non ha nulla a che fare, anzi sono un partito di sport americani, ma il governo statunitense per ragioni economiche, non perché siano cattivi, ma per ragioni economiche preme sull'Europa affinché succeda questo. Faccio solo notare che il passaggio successivo sarà di quella serie di accordo internazionale tra America e Unione Europea, quindi prima l'Unione Europea tutte insieme e poi unito all'America, in modo tale che ci possano invadere con i loro prodotti e non l'Europa andare in America, perché naturalmente saranno meccanismi che non avranno una stessa parete di città. Si è visto con la Fiat. Per cui è incredibile. Ora mi sembra che ci sia un discorso anche più ampio di uscire soltanto dall'Unione Europea. No, assolutamente. Se parlo degli Stati Uniti, e non sempre in maniera malevole, ma solo per ragioni economiche che a loro convengono e a noi molto meno, parlo anche della NATO. Non è un caso che la Grecia in Europa sia stata quella fallita, perché adesso gli hanno anche chiesto di smettere di spendere soldi per l'esercito. E già, guardate un po' la Siria dove si affaccia sul mare, qual è lo Stato europeo più vicino ai punti caldi? E dove stanno spostando tutte le truppe, la NATO, gli Stati Uniti tramite la NATO, e dove hanno messo il nuovo radar più potente che fa in Sicilia? Cioè ci sono ragioni geopolitiche e l'America sta facendo questo perché sta perdendo inevitabilmente la unica potenza, per cui ci sarà un multipolarismo molto probabilmente tra quello che è la Cina, quello che è l'India, quello che è la Russia, con Putin che gli dà due schiaffoni, Obama lo rimette a posto sulla Siria, non so per quanto. Allora, io sono del tutto d'accordo e simpatizzo moltissimo, è solo un primo step però, per quanto possa essere così enorme, no? Da dire usciamo dall'Europa sembra una cosa enorme, per un paese sovrano dovrebbe essere l'argomento del giorno, però credo che sia solo uno step, perché se non usciamo dalla sfera di influenza di paesi che propongono le loro di ragioni, rimaniamo bloccati. Siamo assolutamente d'accordo, ma... Il primo step è assolutamente lottare contro la globalizzazione che ci viene imposta dall'Unione Europea. Sappiamo perfettamente, da documenti accertati, che furono proprio gli Stati Uniti a iniziare il processo di integrazione europea in questi termini. L'unica cosa su cui non condivido col suo ragionamento è che adesso gli Stati Uniti abbiano l'interesse di
di mantenere questa situazione. Questo non è del tutto vero, perché hanno capito anche loro che il meccanismo gli è un po' sfuggito di mano. La nostra austerità ovviamente è nociva anche per loro. L'Europa è il più grande consumatore del mondo e il motivo per cui l'economia mondiale, i BRICS specialmente, stanno rallentando la loro crescita e stanno finendo in stagflazione è che noi non compriamo più i loro prodotti. Questo ha delle ripercussioni anche sull'economia americana, naturalmente. Quindi gli Stati Uniti si stanno rendendo conto che è vero che così facendo l'Europa è imbrigliata, controllata, e adesso vogliono anche aprire questa rete libero scambio, come lei giustamente ha detto, ma si sono anche resi conto che se continuano a vessarci ci saranno degli sconvolgimenti a livello mondiale. Noi non compriamo i prodotti BRICS, BRICS falliscono, BRICS in rapporti economici con gli Stati Uniti, sconvolgimento sugli Stati Uniti, l'economia mondiale ormai è tutta collegata. Quindi Obama ci riprende più volte, ma non è del tutto in cattiva fede, nel senso la Federal Reserve, per esempio, ha applicato delle politiche di spesa pubblica e di allentamento quantitativo per aumentare l'occupazione, come dimostrava il primo grafico che vi ho fatto vedere, e ci dicono di fare un po' le stesse cose, lo dicono alla BCE di aumentare, rilassare i vincoli e di permettere gli sforamenti di bilancio, salvo che la BCE non lo fa, ma perché? Non perché la BCE sia un'emanazione degli Stati Uniti, è molto più un'emanazione della Germania. E la Germania non vuole l'inflazione, non vuole l'inflazione per un motivo molto semplice, non è lo spauracchio di Weimar, no no, è una cosa molto più tangibile, quello di cui vi parlavo prima. Se ci fosse inflazione in tutta Europa, ovviamente loro che sono gli unici creditori rimetterebbero parte del credito, perché un credito inflazionato è un credito inferiore a quello che potresti ricevere in regime di inflazione zero. Quindi qui non è non sono gli USA che premono perché noi moriamo, no no, gli USA premerebbero per un cambiamento della politica europea. Chi preme perché noi moriamo è lo stesso che premeva nel 39-45. Noi abbiamo un problema appunto di appiattimento, di mediocrità, di come dire, nichilismo dei nostri cittadini, che sono diventati degli spettatori inconsapevoli e passivi in un mondo che invece li considera che come. Qualcuno ha detto, se la gente si disinteressa di politica, la politica prima o poi si interesserà di loro, idem l'economia. È il momento in cui sta succedendo. L'Italia da anni, da quando gli è stata tolta la leva monetaria, non ha più assolutamente la possibilità di investire in arte, in valorizzazione della cultura. È vero, da un certo punto di vista, che un cantante di un gruppo rock metal come il mio amico Adolfo qui non provoca PIL, che Monica quando dipinge non provoca PIL, ma dobbiamo limitarci al PIL seriamente? Non consideriamo l'enorme esternalità positiva sulla cultura e sulla società che hanno le loro opere? Non consideriamo l'effetto benefico che ha la consapevolezza che ci sia qualcuno che ha raggiunto livelli di bellezza e di competenza artistica sia nella cultura come Piero, sia nell'arte come loro due? E questo ovviamente è possibile solo se qualcuno investe per te. Il duro allenamento, gli studi, le ricerche hanno un costo, e questo costo adesso viene sistematicamente tagliato da anni, anni, anni. Il mio compagno di appartamento è un grandissimo cantante, non guadagna un soldo con la sua opera. In altri stati più civilizzati, diciamolo pure, dei nostri, queste cose vengono sovvenzionate. C'è un reddito di cittadinanza per queste persone che danno valore alla nostra società, pur non generando un guadagno, un prodotto. Siamo in una società dove è tutto mercificato, queste cose non hanno un prezzo, ma nel vero senso della parola il loro valore è talmente elevato che non è misurabile. Il biglietto che voi pagate per andare a un concerto, ammesso che ancora si paghi e non sia gratuito come tutti i complessi di musica che conosco purtroppo devono sottostare, è poca cosa rispetto al lavoro e allo studio che c'è dietro. Ma questo lavoro e lo studio può essere pagato, può essere valorizzato solo se lo Stato si deciderà a togliersi da questa logica aziendalista che lo perde ormai completamente e tornerà a essere, anziché una matrigna come adesso, tornerà a essere il padre protettivo che era una volta. La gente adesso ha paura dello Stato e della classe politica.
Onorevole è un termine vuoto come non mai. Dobbiamo pertanto riuscire a invertire questa rotta e a recuperare una fiducia nello Stato e in una nuova classe politica che noi cercheremo di incentivare, creare, formare. Anzitutto siamo una società culturale che vuole divulgare la verità e risvegliare le consapevolezze. Ma per far questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Aiuto anche solo gratuito, dicendo quello che avete sentito oggi al vostro amico questa sera davanti a una birra. Va benissimo. ARS è un'associazione che richiede azione, che sa che i problemi che denuncia sono enormi, non ci illudiamo di poterli risolvere subito o in pochi anni, ma se una soluzione ci sarà, arriverà sicuramente dalla militanza, dall'aumento delle persone che ci sono qua dentro, che ringrazio tantissimo. Se ognuno di voi, una volta al mese, questo chiediamo, parlasse di noi, parlasse delle nostre idee, parlasse delle cose che vi ho dimostrato, facesse perdere a qualcuno la fiducia in questi falsi dei che ha nominato Piero, questi falsi miti, questi idoli del nulla, di queste regole economiche che ci sono state imposte solo per distruggerci, se anche solo una volta al mese uno di voi facesse questo, saremmo già sulla buona strada per riportare l'Italia al lustro di qualche anno fa, perché eravamo la quinta potenza mondiale non tanto tempo fa. E come vi ho dimostrato, non siamo assolutamente un popolo privo di qualità, corrotto e deposciato. Siamo un popolo con delle sacrosante qualità. Perché l'Italia è stata imbrigliata in questo sistema dalla Germania e anche dalla Francia? Perché ci temono. Temono la concorrenza terribile che può fare un paese come l'Italia e la sua gente e le sue qualità e le sue eccellenze artistiche che stanno andando in mezzo mondo pagate a peso d'oro. Temono che questo Stato, riprendendo le sue leve finanziarie, monetarie e la sua democrazia al 100%, possa essere un vero problema, un vero concorrente a livello globale, prima dell'euro. Quel grafico delle partite correnti l'avreste visto al contrario, avreste visto la simmetrica, perché noi, porci corrotti, avevamo un apprezzamento per le nostre merci e i nostri valori nel mondo che era elevatissimo ed eravamo in attivo colossale. Dopo l'uscita dallo SME nel 92, gli anni immediati sono stati l'ultimo esempio di questa tendenza. Lì la nostra economia si era ripresa tantissimo, ma perché le nostre merci valgono anche fuori da un'unione monetaria fascista? Noi possiamo valere su scala mondiale. Certo, naturalmente dovremo invertire il trend di globalizzazione terribile che Piero denunciava, ma questa situazione c'era già e non vedo perché non ripristinarla, non vedo perché tornarci. Chiunque vi dica tornare all'antico è un discorso superato, ma vi sta sostanzialmente dicendo che gli va bene che noi continuiamo a distruggerci, gli va bene che noi abbiamo il cancro e come cura ci propone più cancro, ci propone delle teorie assolutamente placebo che non stanno né in cielo né in terra. La gente deve attivarsi, deve tornare a essere protagonista della politica, cittadini consapevoli, non spettatori. Se vedete una fonte, se vedete un link, cliccatelo, controllatelo. Io posso dirvi balle, posso raccontarvene esattamente come i nostri politici. La differenza è che io vi permetto, mettendo a disposizione il nostro materiale, di andare a verificare quelle cose. Chiaro, è faticoso. Se non siete disposti a fare un quid di fatica e invece di ricevere l'ennesima pappa pronta, mi dispiace, ma questo paese ha le ore contate, perché l'uscita dall'euro è vero che porterà una ripresa e tutto quello che volete, ma anche delle controindicazioni, specialmente se questa uscita dall'euro sarà gestita da una classe politica indecente e impreparata. Perché è vero che c'è un numero di persone al governo che è criminosamente consapevole, ma è anche vero che c'è tanta ignoranza. Io ho parlato direttamente con tanti parlamentari di tutte le forze politiche e vi garantisco che la consapevolezza su questi temi è nulla. Raccontano le peggio fregnacce, ma le raccontano a se stessi, questo è il grave. E ovviamente ogni politico, ogni personaggio che finisce in televisione a raccontare una verità fasulla influenza molti cittadini, molti più di quanti ne possa influenzare io col mio lavoro di attivismo online e con riunioni come questa.